Buonasera da Antonio dalla Svizzera. Nuovo video, dunque, nuovo video. Chiaramente dopo Milan Torino bisogna fare il video. Allora, ragazzuoli, facciamo una breve sintesi della partita. Dunque, anche se il Milan ha vinto 2-0, dunque partita, diciamo, se devo dire stradominata del Milan, dico una stronzata. Ha fatto una buona partita, ha meritato di vincere e va bene. Però non era il Milan delle ultime partite, dunque anche se al centrocampo ci mancavano un paio di giocatori, diciamo, e mancava anche in attacco. Dunque c'era Gnoglu pure oggi, non c'era, era iniziato bene nel secondo tempo. Oggi rientrava Ibrahimovic, però dalla panchina. Il Milan ha sbloccato con Leao un'azione di Teo Fernandez, e poi Leao si è involato verso Sirigu e l'ha bruciato 1-0. Poi dobbiamo dire del rigore. Il rigore, diciamo, il rigore per il Milan sull'1-0. Bisogna dire, il dodicesimo rigore. Diciamo, è meglio che non parlo perché, diciamo, poi se vediamo quelli che non hanno fischiato alla Juventus, tu dici, ma. Però l'hanno fischiato, c'è chi dice di regolamento lo danno, è stato furbo l'attaccante che si è andato in area di rigore e si è quasi buttato su Belotti. Per me era già in volo, devo dire la verità, era in volo sul giocatore. Poi purtroppo lo tocca, quando lo tocchi è rigore. Ma io non li darei mai questi rigori, questo rigore non lo darei, però saremmo tutti incazzati se non ce lo dassero. Io non la darei, però al Milan quest'anno li danno. Vabbè, mi ricorda la Lazio dell'anno scorso, per un tot dei docchini fischiavano i rigori, dunque alla Lazio dell'anno scorso, diciamo. E quest'anno tocca al Milan. Però il Milan gioca bene a pallone, non è, non voglio sminuire il Milan, però è un po' aiutato ultimamente, un po' aiutato, questi sono aiutini. Già 1-0, metti la partita sul 2-0 e la metti in ghiaccio. Poi ha preso il palo il Torino nel primo tempo, anche su un'azione, su una punizione mi sembra. E poi nel secondo tempo la partita è andata liscia come l'olio. Dunque 2-0, tutti a casa, anche se c'era un rigore per il Torino che poi è stato revocato dalla VAR. E si va avanti, dunque. E adesso domani giocano Milan e Juventus e Inter. Roma-Inter alle 12:30, mezzogiorno, e la Juve gioca in serata. E staremo a vedere che faranno, se tengono il passo del Milan. Però il rigore è un po' scandaloso, scandaloso. 12 rigori in 17 partite e ho detto tutto. Ciao, buonasera a tutti. Buonanotte, anzi, buonanotte.